Un saluto a tutti da Mimmo Refriger. Vallap mi ha mandato ancora una volta un altro multimetro. Come dicevo, ho già fatto un altro video su questa azienda, una pinza amperometrica a multimetro e un cercafase a contatto. Bene, andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Multimetro, i puntali, le batterie che ho già messo nel multimetro, abbastanza semplice. Basta svitare questa vite e ci inseriamo le quattro batterie. Sono quattro mini stilo. Qui abbiamo la termocoppia, due fusibili di ricambio e i cappucci che ho già rimosso dai puntali. Bene, vediamo come si presenta questo multimetro. Ha una protezione in gomma. Il selettore sembra abbastanza buono. È abbastanza grande perché in confronto con il Fluke è più grande. Quindi lo ritengo un massiccio multimetro, anche se è più leggero del Fluke, ma comunque stiamo parlando di alti livelli e quindi anche più costoso. Lo mettiamo da parte e poi andremo a confrontarlo dopo per le misure. Bene, molto velocemente andiamo a vedere le funzioni, anche perché sono quasi su tutti i multimetri sempre le stesse funzioni, quindi varia qualcosina, ma più o meno è sempre lo stesso. Quindi andremo a vedere molto velocemente. Quello che ci interessa è fare dei test sul banco. Bene, partiamo con la prima funzione in millivolt. Possiamo cambiare da DC in AC da questo tasto. Premendo premuti abbiamo il tasto di blocco hold della misurazione. Prossima funzione abbiamo la misurazione in volt. Sempre da Funk possiamo cambiare in AC DC. Prossima funzione abbiamo tre test di cui continuità, test ohm e test diodo. Andiamo a mettere i puntali. Bene, da Funk possiamo cambiare le varie modalità. Modalità ohm, auto, poi per cambiare la scala ohm o la scala volt o millivolt, da range si possono cambiare le varie scale. Poi premendo premuti si ritorna in auto. Mettiamo in continuità, vediamo un po', il cicalino è abbastanza forte, quindi si accende la lucetta arancione. Bene, prossima funzione, test dei condensatori. Prossima funzione è la misurazione degli Hertz. E qui abbiamo il tasto per passare da Hertz in duty cycle, per misurare la percentuale del duty cycle, e come test di laboratorio potrebbe essere interessante la percentuale del duty cycle. Passiamo ai microampere. Per misurare i microampere bisogna spostare il puntale sul milliampere. Lo stesso per i milliampere, mentre per gli ampere bisogna spostare su 20 il puntale su 20 ampere. Ok? Quindi riportiamolo. Abbiamo NCV che in pratica va a rilevare la fase e possiamo già fare un test. Quindi questo non bippa, quindi questo in pratica è il neutro, mentre questa è la fase. Quindi è abbastanza interessante, ma come tutti i multimetri adesso ce l'hanno tutti. E passiamo sulla gradazione per misurare le temperature. Ci dà già una temperatura interna nel momento in cui andiamo sulla funzione. Per
per misurare poi una temperatura più elevata a contatto, possiamo prendere questa termocoppia che arriva fino a 1000 gradi. Come ultima funzione abbiamo l'illuminazione del display e la luce tenendo premuti questo tasto. Quindi abbiamo una luce LED che potrebbe essere utile per gli elettricisti. Bene, ho collegato due multimetri sull'alimentatore da banco per vedere la differenza di voltaggio, se è abbastanza preciso perché comunque il Fluke è un multimetro di qualità, lo sappiamo già, quindi andiamo a vedere se è abbastanza preciso. Spostando il voltaggio sull'alimentatore da banco, quindi vediamo che le misurazioni sono uguali. Ecco, alcune volte si sposta di una cifra, stiamo parlando di millivolt, anche alzando e abbassando bruscamente mantiene il voltaggio preciso. Quindi lo ritengo su questo abbastanza affidabile. Bene, prendiamo un IPM, questo è guasto, ha un problema. Quindi andiamo a fare il test dell'IPM. Per chi non lo sa, modulo di potenza intelligente che gestisce i giri sul motore compressore di un condizionatore. Mettiamo in home auto. Ok, tre valori uguali, ok. Quindi sembra abbastanza veloce. Dobbiamo girare i puntali. Ok. E qui c'è il corto. Allora, sembra abbastanza veloce. Questo è guasto. Bene, prendiamo una resistenza. Andiamolo a confrontare con il Fluke. Il Fluke ci misura 479 kilo. Il VLAB ci misura 479 kilo. E posso dire che la misurazione è precisa. Andiamo a vedere su un condensatore. Questo condensatore è da 2200 microfarad. Allora, ci ha messo un po' 2450 microfarad. Vediamo con il Fluke. Sessanta microfarad, quindi devo dire che più o meno ci siamo, eh. Andiamo a vedere adesso la misurazione del diodo. Quindi da qui non conduce. Da qui abbiamo conduzione con il Fluke. Andiamo a vedere con il VLAB. Non conduce. Ok, da qui conduce. Non abbiamo il beep che a me sinceramente aiuta tantissimo quando faccio delle misurazioni su scheda. Il beep di conduzione sinceramente mi aiuta tantissimo, anche se comunque si dovrebbe dare sempre uno sguardo sul display. Possiamo vedere il Fluke si sente il beep di conduzione. Quindi su questo devo dire che manca, e per un riparatore secondo me è abbastanza utile questo beep, perché già dal suono possiamo capire che c'è conduzione da un lato. Poi ovviamente bisogna sempre guardare la misurazione del display. Beh ragazzi, siamo arrivati a dare un giudizio a questo multimetro e sono sincero, lo darò soltanto se
qualcuno è interessato a comprarlo, mi scriva nei commenti di usarlo mentre riparo qualche scheda, solo così posso dare un giudizio se effettivamente è valido o no. Detto qui sul test che ho fatto, lo avete visto anche voi, quindi è abbastanza affidabile. Da tenere presente che poi costa solamente 40 euro, trovate su Amazon, vi metterò il link sotto in descrizione. È protetto da questa gomma siliconica, ha il selettore che non è male, ha un sacco di funzioni che potrebbe essere utile sia come test sul banco, ma sia come test da elettricista o come hobbista. Per quanto riguarda, ripeto, il mio giudizio da riparatore, posso esprimerlo solamente nel momento in cui lo userò come test riparatore. Ovviamente, come ho detto prima, se qualcuno è interessato a comprarlo, posso sempre usarlo come test sulle riparazioni e lì vi potrò dare un giudizio dettagliato. Bene, detto questo, da Mimmo Refriger questo è tutto. Ringrazio Venlabs per avermi mandato quest'altro multimetro. E un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.